Colgo l'occasione per farvi gli auguri di buon anno. Qui c'è Mia, se sentite dei rumori, mia sorella, tutti di qua. E come vedete sono tornata a Verona, ho finito il mio Erasmus, non ho fatto tanti video in questo periodo, ma insomma avevo da fare. E ora sono tornata a casa e magari, se vi fa piacere, vi racconterò della mia esperienza. Oggi però volevo farvi vedere tutti i regali che abbiamo ricevuto per Natale. Tra i regali miei, di mia sorella, che qua non si vuole far vedere perché è un po' malaticcia, poverina, l'influenza, Mia cerca di tirare giù la mia stanza. Ok, iniziamo. Da cosa inizio? Non so, dalle cose che ho qui davanti. Abbiamo ricevuto questa pochettina di pelle nera, molto bella, e una fatta nello stesso modo, di pelle sempre, però martellata grigia. Sono comodissime, con il laccino da tenere così, e ci sta davvero tante cosine, sono molto molto carine. Quindi questa. Poi, sempre restando in tema di borsette, vedete una coda di Mia lì. Oh, questo in realtà è un autoregalo che mi sono fatta io. Questa qua è, cioè, potevo non prenderla, non lo so, è tutta sul tono del rosa, tutta con le perline. Questa qui viene da Primark, l'ho presa prima di tornare a casa, ha la sua catenella, ha l'apertura così a bottoncino, ma dentro c'è anche una taschina con la cerniera, e anche questa è stupenda. Comunque, pare che si rispetti, abbiamo ricevuto guanti, cappellini, eccetera. Allora, io ho comprato da Claire's questi guanti qua, touch, questi guantini qui da Claire's, che sono bianchi, appunto touch, hanno qui le due dita touch, e dentro sono fatti con tutto il pelettino finto, e sono caldissimi, se ve la mettete vi fa una mano stracicciona, e sono davvero davvero caldissimi, e questi penso di averli pagati meno di 10 euro sicuramente. Abbiamo ricevuto questo guantino bellissimo bordeaux con il fiocchetto in velluto e il cappellino dello stesso colore, molto molto bello. Passiamo poi ai pigiami. Allora, io ho comprato da Primark, prima di venire via, questo pigiama peluscioso stupendo, per anche qua meno di 10 euro credo, e è bellissimo. Tutto peluscioso, morbidissimo, caldissimo, super super consigliato. Sempre in tema pigiami pelusciosi, mia sorella ha ricevuto questo qua di Oysho, ve lo faccio vedere perché questo ha il disegno sulla magliettina, con la pecorella, e il pantalone sempre uguale, con tutte le pecorine, c'è anche la pecorina tutta nera. Mia sorella è andata all'IKEA e mi ha preso questo qui per me, un cagnolino, bello, perché mi ha mangiato il mio pupazzo dei cani, quindi questo qua, e Mia cerca sempre di mangiarselo, ma l'ho messo in sicurezza sulla libreria. E per lei si è presa questo pandino, tanto tanto carino, quindi abbiamo due nuovi peluche. Sempre restando in tema cibo dall'IKEA, ho chiesto a mia sorella di portarmi questi, che è la cioccolata con dentro il caramello, che a me di solito non piace il caramello, però questi sono buonissimi, quindi ho chiesto di portarmi questi. Intanto c'è Mia qua sotto che si è seduta per chiedere questi. E poi mi ha portato la scatolona con i biscottini al ginger, che sono buonissimi, io li adoro, questi biscotti qua. Super super profumati, e poi queste scatole sono stupende, poi da riutilizzare, bellissime. Sempre da Lione, questa qua, che è la L, è fatta di cartone, e io poi l'ho decorata con questo scotch argentato, tutto pieno di glitter, e questa è appunto da mettere sulla mia libreria, e mi piace tantissimo. Era un po' che volevo la lettera, e alla fine l'ho trovata e l'ho presa, costava tipo 3 euro. E poi, sempre a Lione, ho comprato questa stella qua, che si illumina, eccola qua, sempre da mettere sulla libreria, mi piaceva, e ho preso anche questa, insomma, non costava tanto, l'ho trovata e me la sono portata a casa. Dire che io adoro le lucine, le candeline, eccetera, quindi ho ricevuto questa candelina qui di Primark, è Golden Ashwood, questa qua, sono carinissime, queste costano tipo 1 euro e profumano abbastanza, quindi non sono male. E poi questa candela qua, non so dove si possa trovare, sinceramente, Evoca Oriental Nights, e questa qua è la candela, ha un profumo buonissimo, veramente, e questa è una candela molto più seria. Sempre
restando in tema Lione, questa cerchietto qua con la coroncina rosa, qui c'è un brillantino che è venuto via, e questa si illumina e fa tutta la luce. E, questa qua mi piace un sacco, è la mia corona, e l'ho presa per la festa delle luci, in occasione della festa delle luci di Lione, ve ne parlerò, penso in un video, vi racconterò insomma che cos'è, comunque tutta la città con dei giochi di luce e musiche, e vendevano un sacco di queste cosine, io ho visto la corona rosa e non ho potuto non prenderla. Mia sorella ha ricevuto questo choker in velluto con la sua iniziale, la F dorata, e mi ha detto che si trova da Primark, comunque io ora ho il collo alto, ma è di quelle collanine che vanno qui sul collo, e questa viene da Primark. Sempre da Primark vengono questi qui, che sono degli scaldaman super carini, con l'immagine del bulldog francese, e sono super super carini e sono degli scaldamani. Io a mia sorella ho regalato per il compleanno e per Natale, lei compie gli anni il 23 dicembre, quindi di solito le faccio un bel regalo, magari unendo le due festività, e le ho preso questo qui, che è il portatessere di Michael Kors. Lei aveva il portafoglio di Michael Kors nero così uguale con la scritta in oro, e quindi le ho preso il portatessere. Poi, uno dei miei regali preferiti, il mio ragazzo mi ha regalato questa qua, che è una stampante che stampa foto in formato, diciamo, Polaroid, in formato piccolo. Ora ve la faccio vedere super super velocemente. Questa qua è la stampante portatile, è un aggeggino proprio che sta in una mano, e io ho le mani piccole, e mettete dentro la carta, è una carta termica, e con il calore stampa le foto da qua, in meno di un minuto tra anteprima e insomma eccetera. Si collega con il Bluetooth al cellulare, e io la amo, è bellissima, gliel'ho chiesta io perché volevo appunto la macchinetta per le Polaroid, solo che poi era troppo grande, quella compatta costava troppo, e quindi gli ho chiesto la stampante per stampare le fotine, e niente, vi faccio vedere solo un esempio della dimensione delle foto, quindi queste sono tre fotine che ho stampato e vengono grandi così, e ora devo solo capire come sistemarle sulla parete. Volevo fare una cosa un po' tipo da Pinterest, però insomma devo ancora decidere come sistemarle. Comunque questa è bellissima, mi piace un sacco. Poi sempre per finire, allora ho ricevuto questo libro qua, che è di Joël Dicker, il libro dei Baltimore. Lui aveva scritto La verità sul caso Enrique Bear, lui è francese, aveva scritto questo libro 2 anni fa, mi pare, che aveva vinto un sacco di premi, aveva avuto un sacco di successo, io l'avevo adorato letteralmente, era un po' un thriller, io adoro leggere, quindi mi hanno regalato questo qui, che diciamo è il prequel di quell'altro che avevo letto io, e quindi racconta la storia del protagonista, sostanzialmente, e questo qua è stupendo, mi piace un sacco. La mia amica Chiara mi ha regalato questo bellissimo cuoricino molto shabby chic da appendere all'albero, che non ho ancora appeso solo perché ho paura che Mia se lo mangi, quindi lo metterò qua in camera, insomma, questo qui molto molto carino in legno. E poi io mi sono fatta un altro piccolo regalino, però insomma ragazzi, cosa ci volete fare, ho comprato degli orecchini e degli anellini. Allora, i primi orecchini che ho comprato sono questi qua, faccio vedere se si vede qualcosa, sono un mezzo cerchietto con una stellina in oro rosa e sono molto molto carini, super leggeri. Questi qua non mi ricordo dove li ho comprati sinceramente, penso Primark o H&M, o Primark o H&M. Poi ho comprato questo anellino qui da mettere qua, che c'è in varie varianti, perché questo qua che ho addosso io è in oro rosa, però c'è anche in oro e in argento, e spero di riuscire a farvelo vedere. Comunque è fatto così, questo è il decoro, è molto semplice, e niente, da mettere qua. Io di qui ho il piercing e di qua ho l'orecchino finto. Poi ho comprato da Emma, che penso sia una catena di negozi svedese o nordica, comunque in Francia sono abbastanza famosi e vendono cose per la casa, è un po' tipo Tiger, cibo, accessorietti, un po' di trucchi eccetera. Ho comprato questi orecchini qua, che ora spero di riuscire a farvi vedere, si fermano, ok, questi orecchini qua, che sono davvero stupendi, sono in oro, hanno delle mini perline sul
grigio azzurro e poi hanno questo pendaglietto, una perlina trasparente, sono molto molto fini e io non avevo orecchini oro perché non li uso tanto, però questi mi piacevano e quindi li ho presi per le feste e li ho utilizzati. E sempre restando sull'oro, giusto perché non avevo niente, ho comprato da Primark questa collanina qui, che anche questa a me l'oro non fa impazzire per i gioielli, ma per le cosine così sottili mi piace. È questo cerchietto con una perlina e la catenina e rimane abbastanza corta. E poi sempre da H&M, questa volta in tonalità oro rosa, quest'anno, ho comprato degli orecchini. Fatti così, sempre in oro rosa, e sono degli orecchini piatti, tipo questo qua un po' tutto intrecciato, e un altro è questo qui con il simbolo dell'infinito. Sono di varie dimensioni, un po' da mettere normalmente sul dito qui in fondo e un po' sulle nocche. Quindi, io direi che questo è tutto per quanto riguarda i nostri regali di Natale. È stato un Natale abbastanza generoso questo, non ci possiamo lamentare. Io spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo presto. Se avete delle curiosità sull'Erasmus, sulla città, a Lione, se volete vedere dei video in particolare, fatemelo sapere qui sotto. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutte!